profondi, un comune sentire di principi da salvaguardare, democrazia, libertà, sicurezza e solidarietà, da declinare sempre insieme, ricordando oggi tutti noi insieme a loro l'esserci sempre, l'esserci insieme, perché solo insieme si possono superare le fondamenta della civiltà di un popolo e formare una comunità sociale in cui l'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, come si svolge la sua personalità, come recita la nostra Costituzione, viene posto al centro dei ragionamenti e delle decisioni da assumere. Per queste ragioni di fondo abbiamo ritenuto che la festa della Polizia dovesse divenire patrimonio comune di un territorio provinciale che si confronta con complesse sfide: sicurezza, soccorso pubblico, immigrazione e politiche dell'accoglienza, coesione sociale e cittadinanza attiva, lavoro, aggiornamento professionale, istruzione e formazione. La presenza oggi di numerosi sindaci in rappresentanza delle rispettive comunità locali e di tutte le altre istituzioni presenti in questa provincia, insieme ad autorevoli esponenti della società civile, testimonia che questi principi sono ben radicati in questo territorio, che vuole guardare avanti con rinnovato spirito di servizio, senza fermarsi mai nel cammino intrapreso. E la sua presenza nel capoluogo di questa provincia. Colgo l'occasione per ringraziare il questore delle province di Ascoli Piceno e di Fermo, dottor Luigi De Angelis, per l'encomiabile lavoro finora svolto nell'ambito di ben due territori, relazionandosi con assidua costanza con due prefetti e due realtà istituzionali ormai formalmente e sostanzialmente autonome in tutti i settori e le attività di vita quotidiana. Gli auguri per l'istituenda questura saranno fatti a tempo debito alla persona che avrà l'onore e l'onere di ricoprire l'incarico di primo questore di Fermo. Ma intanto, con molto piacere, rivolgo le mie congratulazioni al dottor Luciano Soricelli, promosso da 5 giorni di stretto superiore. A lei vanno gli auguri di buon lavoro di tutte le istituzioni della provincia di Fermo e certamente anche di tutta la sua comunità. A tutto il personale della Polizia di Stato, in servizio a Fermo, alle loro famiglie, che tanti sacrifici, veri sacrifici, fanno ogni giorno accanto a voi, perché svolgete un compito così prezioso, così delicato, così difficile, formulo i più sentiti cari auguri per la vostra festa, certa che momenti come questi possono contribuire a renderlo meno duro in alcuni momenti e più sentito dalla gente, tra la gente. Non dimentichiamo anche il terremoto, la vicinanza di tutte le forze dello Stato, di tutte le forze locali, regionali, ma tanta fatica si fa nel vedere le vittime, anche solo della gente che subisce danni. E devo dire che oltre al lavoro fisico c'è un'emozione, un dolore continuo, perché chi svolge questo tipo di servizio si rapporta sempre con gli altri nei momenti di difficoltà degli altri.